Mister, una grande partita dell'Entella, ti porti a casa direi tante cose buone, chiaramente i 3 punti, l'approccio veramente feroce da parte della squadra, il fatto che la squadra nel secondo tempo abbia difeso attaccando e capitalizzando bene le occasioni, gli ingressi in campo dalla panchina tutti con il piede giusto, una giornata davvero positiva. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita secondo me, sotto l'aspetto della qualità, della quantità e dell'intensità, perché dopo che arrivi da una vittoria come quella di domenica scorsa, il rischio più grosso è quello magari di sederti, ma questa squadra ha dimostrato oggi che è sul pezzo, che ha voglia di fare, sono stati bravissimi quelli che sono partiti e bravissimi. Altrettanto bravissimi quelli che sono entrati perché hanno dato la possibilità di chiudere la partita e questo è un qualcosa che l'allenatore deve sfruttare quando ha la possibilità di sfruttarle, come in questo caso. Quindi sono contento. La si temeva tanto questa partita per la forza dell'avversario, per il fatto che arrivava Chiavari la miglior difesa di questo campionato, eppure nonostante un cambio di modulo all'ultimo degli avversari, la squadra ha approcciato benissimo ed è riuscita a segnare 3 reti a una compagine che ne aveva subiti 8 in 15 partite. Sì, noi siamo abituati a lavorare su più sistemi avversari, no? Così come per i nostri. E quindi con pochissimi accorgimenti ci siamo risistemati e direi che non abbiamo sofferto niente. Non mi ricordo obiettivamente occasioni da parte del Campobasso limpide, mentre invece noi già nel primo tempo, sfruttando l'ennesima palla inattiva e creando tanto sulle palle inattive, ma anche altre situazioni, penso subito al palo dopo 20 secondi di noia, avremmo potuto finire il primo tempo con un risultato più rotondo. Poi è chiaro, 3-0 è un bellissimo risultato, però la squadra ha spinto e ha macinato gioco fino alla fine. Ti chiedo infine, per quel che mi riguarda, una battuta su due singoli. Uno, la prestazione di Noia. Si vede che il ragazzo sta crescendo di condizione, ha fatto un'ottima partita. Poi su Santini, quanto gli ha fatto bene quel gol la settimana scorsa, perché è entrato veramente con una grinta di rara intensità. Giovanni sono contento perché è un giocatore che ho chiesto in modo espressamente alla società perché lo ritengo un giocatore utile all'interno dello spogliatoio, calcisticamente perché sa fare le due fasi, deve stare molto attento perché è un giocatore potente, quindi noi dobbiamo cercare di gestirlo anche fisicamente perché spesso ha qualche problemino, però oggi ha fatto veramente una partita super e sono contento che abbia fatto gol. Claudio ve l'ho detto già settimana scorsa, l'avevo detto 2 settimane fa, sta lavorando molto bene, ha un piglio importante in tutti gli allenamenti ed è ben voluto dal gruppo, quindi ripeto, le gerarchie del campo hanno detto altre cose, però lui piano piano si sta ritagliando uno spazio importante e deve continuare così perché poi dopo le gerarchie che ci sono adesso non può darsi che non siano le gerarchie che ci saranno tra un po'.